Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus focolaio partito nel magazzino della Bartolini a Bologna, 45 contagi tra il personale, tutto iniziato con due casi registrati in magazzino che ha portato alla sua chiusura, ma non a quella del resto dello stabilimento che ha continuato a lavorare, ma il contagio è andato oltre. Dai tamponi effettuati tra il personale sono state trovate decine di infezioni, per l'esattezza un malato di Covid-19 che è stato ricoverato e altre 44 persone asintomatiche, ma positive al virus. Succede appunto nello stabilimento Roveri del Corriere Bartolini in via Cerodolo a Bologna. Dopo due magazzinieri risultati infetti da coronavirus, 2 giorni fa, insomma, la relativa chiusura del magazzino, il lavoro comunque nel resto dell'azienda è andato avanti. Sgarbi fuori controllo nell'aula della Camera, insulti ripetibili al deputato Bartolozzi e Carfagna ha detto diverse parolacce, quindi è stato espulso, insomma addirittura è stato portato via di peso. Vittorio Sgarbi è andato fuori controllo appunto nell'aula della Camera dopo aver insultato i magistrati. Il berlusconiano si è scagliato con parole irripetibili contro la deputata Giusi Bartolozzi, che di mestiere fa il magistrato, e la vicepresidente dell'aula Mara Carfagna, che in quel momento stava presiedendo l'assemblea. Sia Bartolozzi che Carfagna sono esponenti di Forza Italia, partito nel quale è stato eletto lo stesso Sgarbi. Scuola al via alla conferenza delle regioni. Conti dice lavoriamo per ritorno in aula a settembre. Bonaccini dice proposte di Roma irricevibili, presenteremo le nostre. I governatori si confronteranno prima della conferenza Stato-Regioni, in programma nel pomeriggio, ma che secondo indiscrezioni potrebbe essere rimandata a venerdì. Il Premier ha però chiesto un po' più di tempo, dice dovremo fare un miracolo. Gli operai tornano in piazza a risolvere la 144 crisi nel post-Covid a rischio 300.000 posti. Da Ilva Whirlpool, la mappa di chi trema, manifestazione in Piazza del Popolo a Roma stamattina alle 10.30, organizzata da FIOM, UILM e FIM per riportare al centro del dibattito le vertenze del settore. I sindacati chiedono a gran voce un piano straordinario per le filiere e una l'avvio di una politica appunto industriale di lungo respiro. Caos, procure, chiesto processo disciplinare per Palamara, Ferri, altri 8 magistrati degli incontri all'Hotel Champagne. Gli altri PM coinvolti sono i 5 ex togati del CSM dimissionari lo scorso anno, Antonio Lepre, Luigi Spina, Corrado Cartoni, Gianluigi Morlini e Paolo Criscuoli. L'ex PM romano Stefano Fava, l'ex PM della DNA Cesare Sirignano, più 2 magistrati segretari del CSM, per uno dei quali la richiesta di giudizio disciplinare era già stata avanzata. Notizie da Napoli e dalla Campania. Regionali in Campania 2020, il sondaggio dice che De Luca al 45%, Caldoro al 39%, Ciarambino al 13%, Vincenzo De Luca al 45%, appunto come dicevamo. È stato appunto un sondaggio che è stato portato da porta a porta. Rifiuti a Napoli, Movimento 5 Stelle sulle barricate, il Comune ritiri la delibera dell'ex ICM, il Sindaco De Magistris, il Vice Sindaco Panini e soprattutto l'Assessore all'Ambiente del Giudice, al posto di attaccare i portavoce del Movimento 5 Stelle, ritirino la delibera riscrivendola e diano spiegazione ai cittadini. Così i consiglieri comunali della sesta municipalità del Movimento 5 Stelle, in relazione alla delibera comunale sull'utilizzo dell'ex ICM relativa, ricordano loro, all'ampliamento del centro di raccolta realizzato e da gestirsi da ASIA e pertanto di un'area presieduta con sola attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee. Notizie da Treviso e dal Veneto. Varata in riva al Sile la prima barca elettrica a Studio Plast per il trasporto passeggeri, costruita per conto della società Venice by Boat, sarà destinata al servizio delle isole della Laguna Nord, cioè Torcello, Sant'Erasmo, Murano e Burano, in convenzione con l'ACTV, o anche per le gite lungo il Sile. Senza stipendio e cassa integrazione da oltre 3 mesi, vivo con 450 euro. L'elettricista Riccardo Massarotto, in ginocchio per la crisi, non ha ricevuto i contributi dell'EBAV, appunto l'ente bilaterale, ha detto che ci sono ritardi dovuti alla mole di domande. Treviso, i reparti attira pazienti, insomma ci sono quelli attira pazienti e quelli no. Cioè, va benissimo per esempio chirurgia, mentre la medicina è giù.
La valutazione dell'URSS in base ai ricoveri effettuati. Soffrono i settori con carenza di personale. Benazzi ha detto appunto che ora assumiamo. Veneto in grigio-verde. Riprende l'attività della Fiera di Santa Lucia. 50 gli espositori provenienti da tutta Italia, con ampio spazio per la sanità militare italiana e austriaca della Prima Guerra Mondiale. Stefanella, la regione vigila sulla vendita, si pensi ad un piano di rilancio industriale, hanno detto. A luglio inizierà il processo di vendita dell'azienda e con l'occasione la regione sta monitorando anche la procedura di amministrazione straordinaria del gruppo. Bene, adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia, ma prima di darvi lettura delle notizie diamo subito parola alla nostra corrispondente di Udine, Sabrina Ciccotti. Continuano i commenti sui social e le polemiche anche da parte delle autorità politiche riguardo all'increscioso caso avvenuto in una discoteca di Lignano Sabbiadoro. Sette giovani residenti tra Udine e San Daniele si sono presentati con la stessa maglietta, prenotando un tavolino. La maglietta inneggiava alla violenza sulle donne. Era scritto Centro Stupri. L'episodio, che all'inizio è stato giustificato dai giovani tutti maggiorenni come una semplice bravata, ora rischia conseguenze penali. Sul caso stanno indagando la procura di Udine e le autorità. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, e adesso passiamo subito alla lettura delle altre notizie per il Friuli Venezia Giulia. Tavolo Centro Stupri, appunto come si diceva la nostra corrispondente, appunto ci sarà lo stop di 15 giorni, è stato dato lo stop di 15 giorni al locale perché il questore di Udine ha disposto appunto la chiusura del Kursaal di Lignano in seguito a quanto accaduto sabato sera. Partiti i lavori per la nuova centrale sul Fella, Moretuzzo denuncia, avviati nonostante le verifiche in corso, è l'ennesimo esempio di una gestione del settore idroelettrico fuori controllo. Quanto sta succedendo sul torrente Fella deve essere oggetto di massima attenzione da parte dell'amministrazione regionale. Abbiamo fatto presente all'assessore Scoccimarra tutta l'urgenza di una situazione che a nostro avviso è molto preoccupante. A dirlo è il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo, dopo la risposta dell'assessore all'interrogazione del gruppo consiliare in merito al progetto di costruzione di una centrale idroelettrica sul Fella. Cerca di far entrare in Italia un connazionale irregolare. È stato arrestato dalla polizia di frontiera di Treviso, un giovane passeur egiziano che viaggiava su un'auto con targa austriaca. Quindi un altro arresto eseguito dagli agenti della Polizia di Frontiera, il settore di Tarvisio, nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina lungo la fascia confinaria. Al volante con un tasso alcolemico record fermato dai carabinieri a Cassacco. L'automobilista aveva un valore di 3,42 grammi per litro. Guidava con un tasso alcolemico, appunto, dicevamo, di 3,42 grammi per litro e in queste condizioni, appunto, di ubriachezza, che un uomo di 61 anni, residente in provincia di Udine, è stato trovato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Udine nella serata di ieri. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.